È il giorno del Pineto Calcio, la storia del Pineto Calcio, tanta commozione anche se vogliamo. Tanta commozione, sì, questo dimostra che il calcio a Pineto è sempre esistito, ha avuto un ruolo fondamentale nella cultura, nella crescita dei giovani. Ne abbiamo, con questo libro ne raccontiamo diciamo tutto un percorso dagli anni 50, 60, 70 e 80. Secondo me è un percorso affascinante, fatto di episodi stupendi, bellissimi. Tra l'altro poc'anzi il presidente della FIGC Abruzzo Daniele Ortolano ha dichiarato testualmente: il Pineto è un modello non virtuoso di più. Speriamo di continuare su questo, io ci credo, tu mi conosci e sai tutto quello che abbiamo fatto per la continuità del calcio e soprattutto la realizzazione degli impianti sportivi, perché senza questo il calcio non è possibile farlo. Non diamo soddisfazione, merito ai ragazzini che già da età adolescente si avvicinano a questo sport, devono trovare un po' i mezzi e quant'altro per esprimersi. Il primo anno di Silvio Brocco nel Pineto Calcio, qual è stato? Ma dirigente diciamo che è stato nel 79, ma la mia storia veniva da giocatore come portiere nelle giovanili del Pineto, poi allenatore della seconda squadra e poi sempre vicino. Una storia di 50 anni almeno. 50 anni sempre vicino. Qual è l'anno a cui è più legato? Dal punto di vista affettivo Silvio Brocco? Gli anni ne sono tanti, però posso dire che gli anni 80, quando abbiamo vinto lo spareggio col Guardiacrele a Francavilla, che ha segnato il ritorno del Pineto in quarta serie per poi continuare per 12 anni di fila dopo l'83, venivamo veramente dall'entusiasmo enorme di quando l'Italia vinse i mondiali dell'82 in Spagna, dove noi dirigenti eravamo stati invitati da Don Peppe, quindi abbiamo... Con quell'entusiasmo l'abbiamo trasferito immediatamente al Pineto Calcio e c'è stata una continuità di attività calcistica in Serie D per 12 anni e questo penso che sia stato una cosa fantastica. Tanti personaggi che sto vedendo qui hanno vergato pagine indimenticabili nella lunga storia del Pineto, direi soprattutto gloriosa. Mi viene in mente Andrea Iaconi. Oh, Andrea, grandissimo. Che ha vinto lui un campionato a Pineto. Ha vinto un campionato, con lui abbiamo costruito una squadra nell'82-83 per vincere, poi nell'83-84 il primo anno di interregionale con lui e con Franco Oddo. Sono stati due anni fantastici ed Andrea portò un modello di calcio quasi semiprofessionistico a Pineto. Un precursore ai tempi. Un precursore. Lo ricordiamo sempre così. Silvio, ti faccio l'ultima domanda, parlando dell'attualità, sarà un Pineto comunque ambizioso come negli ultimi anni? Ma sicuramente, fin quando ci sto io e Paolo me lo conferma, sarà sempre un Pineto alla grande. Conferma Paolo? Assolutamente sì. Quindi quest'anno... Lui è il rappresentante di Luco, la nostra società gemellata. Luco c'è dal 1975. Complimenti. Insieme. Complimenti. Grazie. Quindi il salto in C... Ah, dai, su Massimo. No, vabbè, però è un traguardo. È un traguardo, dai, è un obiettivo.